Tanta guagna per tutti ragazzi, benvenuti quest'oggi in questo nuovo video. È il primo video che faccio al di fuori del mio canale, quindi ne sono estremamente onorato. Adesso qui nel gameplay troverete la mia prima partita che ho fatto in Gigante di Karelia, cioè la mappa meno invernale del DLC Final Stand, l'ultimo DLC di Battlefield 4. E oggi volevo parlare appunto di un tema piuttosto variegato, cioè Battlefield in generale e cosa vorrei da Battlefield 5. Il video di oggi è un video molto denso perché vorrei parlare di cosa vorrei vedere in Battlefield 5 e cosa ho visto nei precedenti Battlefield, parlo del 3 e del 4 principalmente. Per quanto mi riguarda, me e il mio clan, passare da Battlefield 3 per la 360 a Battlefield 4 per Xbox One è stato un passo davvero da gigante. Il primo vero titolo next gen multipiattaforma oltre ai titoli sportivi è stato appunto Battlefield 4. Ci stiamo giocando ancora adesso, grazie anche al premium ovviamente, e lo riteniamo attualmente ancora un prodotto molto valido, e c'è tutti i problemi che ho avuto all'inizio per quanto riguarda il lag, server, eccetera. Cioè, il salto è stato davvero enorme, sia per quanto riguarda la grafica, per quanto riguarda tutte le nuove aggiunte, la terza fazione, tutti gli accessori per le nuove armi, eccetera, eccetera, per quanto riguarda soprattutto i 64 giocatori in confronto ai 24, che davvero è oro e manna dal cielo per quanto ci riguarda, vedere passare da 24 a 64 è davvero un grandissimo passo in avanti, che implica anche il fatto di aumentare la grandezza delle map. Per noi Battlefield 4 è un titolo che supera Battlefield 3. Sinceramente non capiamo minimamente chi dice che Battlefield 3 era 100 volte meglio di Battlefield 4, eccetera, eccetera. Capiamo le critiche costruttive fatte al 4, vabbè, ma non è questo il caso di fare un video confronto fra il 3 e il 4, soltanto una mia opinione sicuramente personale che non vorrebbe neanche riguardare questo video, volevo soltanto farla come premessa. Per quanto riguarda la prossima uscita di Battlefield Hardline, secondo il mio punto di vista Battlefield Hardline è semplicemente uno spin-off che non vuole né superare né migliorare Battlefield 4, è semplicemente un'espansione probabilmente di Battlefield 4. È un titolo che non vuole neanche superare il precedente Battlefield, perché è un titolo particolare per quanto riguarda le modalità e per quanto riguarda il tema, cioè poliziotti contro criminali. E non lo può superare semplicemente perché, a parte che il motore grafico più o meno è lo stesso, sicuramente meglio ottimizzato, ma soprattutto perché non porta le caratteristiche vere e proprie di Battlefield, cioè i 64 giocatori che ormai sono lo standard, non porta i carri armati, non porta i caccia, cioè il vero Battlefield è Battlefield 4, Battlefield Hardline è soltanto una variazione su tema poliziesco più o meno di Battlefield. Questo non toglie che potrà essere sicuramente un titolo molto valido, ma non vuole innovare per quanto riguarda il gameplay e la grafica Battlefield 4, per cui è un'espansione sostanzialmente molto godibile, sarà sicuramente, penso, l'ho provato a Games Week e alla fine è Battlefield 4 con questo tema, per cui è semplicemente un titolo di transizione da Battlefield 4 a Battlefield 5, transizione che vedrà in Battlefield 5 davvero la rivoluzione per quanto riguarda Battlefield secondo il mio punto di vista, perché saprete bene tutti che Battlefield 5 uscirà in autunno 2016, hanno detto già gli sviluppatori, quindi non si sa ancora nulla a riguardo. Si sa soltanto che vuole essere sulla falsa riga dei precedenti o ritorno alle origini, insomma non si sa bene, per cui adesso volevo un attimo dirvi cosa vorrei vedere in Battlefield 5, e sono tante le cose che vorrei vedere. Come prima cosa mi piacerebbe mantenere lo stile moderno, cioè in stile Battlefield 3 e Battlefield 4. Non vorrei roba futurista tipo Advanced Warfare, non vorrei roba del passato tipo Seconda Guerra Mondiale, ma vorrei appunto vedere un'ambientazione sulla falsa riga del 3 e del 4, con lo stile o del 3 o del 4 o anche quello di Medal of Honor, per dire, che sembra anche avere una grafica più realistica, perché non c'è niente in tema azzurro-arancione, per dire. Per cui contesto moderno con lo stile che vogliono loro, insomma, se tengono quello del 3 e del 4 va benissimo, ma va bene anche altro. Ovviamente, trattandosi di 3 anni dopo l'uscita della next gen, mi aspetto sicuramente un salto grafico notevole, quindi un Frostbite 4, per dire, FPS risoluzioni portati al limite sostanzialmente, perché siamo nel cuore della next gen, quindi mi aspetto che Battlefield 5 davvero raggiunga i limiti a livello tecnico, come ai DICE ci hanno sempre abituati con i precedenti Battlefield. Ora passiamo invece alle cose più tecniche e specifiche che gradirei vedere in questo nuovo Battlefield. Partiamo subito da una cosa molto utopistica, un'utopia vera, cioè eliminare la campagna, lasciare soltanto un tutorial per chi non sa tenere in mano un pad e fare soltanto gli sforzi per quanto riguarda il multiplayer competitivo. Cioè, togliendo la campagna, a mio avviso, si potrebbero raggiungere il doppio delle mappe che di solito ci sono, quindi dalle 20 mappe in su, a differenza delle 10 del pacchetto base di Battlefield 4, per esempio. Questa sarebbe davvero una cosa troppo gradita, ma che non succederà mai, appunto, è l'unica utopia che metto in questo video.
sarebbe davvero figo, ma non lo faranno mai perché a livello di marketing ci perderebbero tanto, a livello di vendite pure, c'è gente che vuole tanto giocare single player eccetera eccetera, quindi non lo faranno mai. Però se lo facessero sarebbero tanto da applausi a fare. Però facendo un po' più realistici sappiamo che ci sarà la campagna. Allora facciamo un attimo i furbi dice, mettiamo la coop nella campagna. Coop da 4 giocatori in su, o 4 anche bene. Quindi tutta la campagna è giocabile anche in coop, che renderebbe a mio avviso la campagna più piacevole. Ovviamente dovranno studiare il level design e la trama strutturata su 4 personaggi, evidentemente, che saranno controllati dai bot se giocati in giocatore singolo, oppure dai giocatori se giocati in coop online o anche locale, però locale alla fine lo split screen è un po' morto purtroppo ultimamente. Per cui campagna coop, se proprio non riuscite a toglierla, sarebbe comunque gradita. Nonostante poi si sacrifica lo stesso il numero delle mappe multiplayer, se avrebbe la campagna coop e 10 mappe multiplayer ovviamente. Quindi per quanto riguarda il single player e la coop abbiamo sistemato la faccenda, più o meno. Per quanto riguarda il multiplayer mi piacerebbe vedere un altro salto a livello di giocatori, perché Battlefield 3 io lo ricordo per 24, Battlefield 4 per 64, Battlefield 5 facciamo 128 postazioni, no? Quindi alle 3 2016 sarà il delirio, 128 postazioni, vabbè. 128 giocatori, 64 contro 64, sarebbe davvero un altro passo in avanti rispetto a Battlefield 4, davvero una cosa bellissima, fare conquista in 64 contro 64, sarebbe davvero, non dico utopia, ma una cosa molto realista, reale, potrebbe accadere davvero, speriamo, sarebbe bellissimo. In conseguenza del numero aumentato di giocatori aumenterei anche la possibilità di capienza di una squadra, diciamo, cioè passare da 5 a 8 giocatori per squadra, per dire, però sarebbe troppo sgrave così, quindi farei una squadra, la possibilità di creare una squadra o da 4 o da 8, fino a 4, fino a 8, con i relativi vantaggi, cioè da 8 ci sarà qualche malus perché siete davvero in troppi, spawnate continuamente sopra un tizio e sarebbe un po' il delirio. Quindi tanti malus pesanti, non lo so, vedete un po' voi sviluppatori che malus mettere. Invece le piccole squadre da 4 hanno qualche vantaggio, per cui il che renderebbe il tutto davvero molto interessante. Quindi squadroni grossi ma stupidi e squadroni piccoli ma efficienti e specialisti, tra virgolette. A livello di gameplay cosa mi piacerebbe? Mi piacerebbero tante caratteristiche di Far Cry, la saga Far Cry. Mi piacerebbe tanto lo sparamento alla cieca, quindi la conseguente mossa dell'alzare l'arma quando si è dietro un riparo e quindi sparare alla cieca, volendo, se non si mira. E quindi questa meccanica qua mi piacerebbe davvero tanto vederla in un Battlefield, davvero bellissima. Far Cry ha introdotto questa feature che in prima persona non si era mai vista sostanzialmente. Vederla in Battlefield mi farebbe davvero tanto piacere, cioè alzare l'arma, se si mira si sporge, se invece non si mira si spara la cieca o sopra o laterale, sarebbe davvero bellissimo. C'è soltanto lo sporgimento al momento su Battlefield, cioè una mossa piuttosto basilare. Altra cosa che mi piacerebbe rispetto a Far Cry è la fisicità dei movimenti, sia per quanto riguarda i veicoli più che altro. Cioè se io passo dal guidatore al mitragliere, voglio vedere il personaggio che si muove e va al mitragliere, per dire. O anche quando si entra nel veicolo, voglio che apra la porta ed entra, non voglio movimenti automatici come in Battlefield 3 e Battlefield 4. Mi piacerebbe davvero tanto vedere questa cosa. Però pazienza, cioè sarebbe davvero bella, renderebbe molto il tutto più realistico e più fisico, ma mi piacerebbe, basta, non so se lo faranno mai. Anche un po' il ritmo di gioco leggermente più lento non guasterebbe, perché davvero sembra di giocare a Call of Duty a volte a Battlefield, cioè si muove davvero troppo velocemente, con i veicoli che si entra subito, eccetera, eccetera, come vi ho detto. Sarebbe più bello vedere un po' ritmi più cauti, eccetera, eccetera, però questa qui è una cosa parecchio di nicchia, che va bene anche come il ritmo di gioco di Battlefield 4, per dire. E mi piacerebbe vedere anche mappe un po' più variegate rispetto al pacchetto base, perché in Battlefield 4 erano tutte mappe nella foresta, per dire, 7 su 10. Vorrei vedere mappe più variegate sin dal pacchetto base, non soltanto tramite i DLC. Per quanto riguarda le classi e le personalizzazioni delle classi, va bene sulla falsariga del 4, è davvero vastissima la possibilità di personalizzazione delle classi di Battlefield 4, quindi va bene su quella falsariga, però vorrei più pure nei dettagli, tipo i mirini li vorrei fatti un po' meglio, per dire il mirino reflex mi fa schifo, l'ho sempre odiato, non l'ho mai usato perché mi fa schifo esteticamente, vorrei vedere i mirini, che se un approccio dei mirini sulle armi è un po' più fatto bene, diciamo, anche la mimetica sull'arma vorrei che si estendesse anche sui mirini, per dire, roba del genere, più pure nei dettagli. Per quanto riguarda invece la quantità espressa nella personalizzazione in Battlefield 4, per dire, rimaniamo su quella falsa riga, manteniamo quel bilanciamento che sia del 3 che del 4 era ottimo, certo con qualche arma di troppo user friendly, ma il bilanciamento di Battlefield 4 più o meno va bene. Migliorato soltanto la qualità di tutta questa vastità di personalizzazione, come ho detto. Tre fazioni, cioè americani, cinesi e russi, vanno benissimo. Tenete quelle cose, mantenete lo stesso personaggio per ogni stessa classe, perché non vorrei che personalizzassero l'estetica dei personaggi, così poi non si riconosce più chi è un medico e chi è un mitragliere e chi è un cecchino, quindi mantenete quello. Però rimettetemi gli AMV degli americani,
nella fazione degli americani. Voglio il trasporto rapido, l'AMV con 4 posti. Voglio quello, sul tracciare nel 4 no, non si sa perché. Per bilanciamento forse, fa niente. Però negli americani voglio il mezzo di trasporto degli AMV, punto. Sono già parecchie cose quelle che ho chiesto. Però passiamo all'ultimo fronte, cioè le modalità. Non voglio nuove modalità inutili. Quindi non mettetele, mi vanno bene corsa a 64-32 giocatori, conquista a 64-128 giocatori come mi piacerebbe, deathmatch e dominio, basta. Le nuove modalità non servono quasi mai niente, sono sempre vuote eccetera eccetera, mantenete quelle classiche che vanno benissimo. Al limite potete mettere nuovi comparti, cioè un qualche comparto, non come squadre di Ghost, però un nuovo comparto, non lo so, inventatevi qualcosa, ma che sia un comparto, non una modalità di gioco fatta lì in 2 minuti, per dire. Se no nessuno ve la giocherà e la gente sarà soltanto dispersa nelle varie modalità di gioco e nessuno sa quali sono le modalità cruciali del gioco. Quindi evitate di mettere nuove modalità. Nuove modalità sono su Battlefield Hardline. Su Battlefield 5 vediamo le classiche, ok? E se proprio volete mettere disarmo, fatemi il piacere di mettere il limite dei giocatori. Cioè se 128 fate 64 contro 64 in disarmo, con mappe molto più grandi, in modo che si parte tutti alla carica, un po' come in operazione prigione, si parla di tutta la carica e non c'è lo spawn, quindi all'inizio c'è tantissimi contro tantissimi e poi si rimane quei 4 sopravvissuti contro quei 4 sopravvissuti, e il che renderebbe tutto molto alla prima guerra mondiale, per dire, sarebbe davvero bellissimo. Fate una roba del genere se volete mantenere disarmo, 5 contro 5 sinceramente non ha senso nello gioco su Call of Duty, per dire, sarebbe davvero fantastico. Quindi se volete mettere disarmo mettete quello, se no quelle 4 modalità ci vanno bene. Aggiungeteci un comparto se ci riuscite, se no al massimo una o due modalità che riterrete valide, insomma. È parecchio quello che ho chiesto, che vorrei venisse introdotto su Battlefield 5. Se mantengono, no, non se mantengono, se facessero tutto quello che ho detto, veramente uscirebbe un titolo d'applausi a mio avviso. Ditemi voi cosa ne pensate, cosa aggiungereste d'altro a quello che ho detto, cosa togliereste di quello che io aggiungerei, ditemi cosa aggiungereste voi. E che dire, sotto qui nella descrizione c'è anche il link al mio canale, se avete voglia e tempo andate a darci un'occhiata. E per questo video è tutto, e buona permanenza su Wania. Ciao a tutti!